Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Oggi, vediamo se riesco a girare, ok, sabato 9 2023 dicembre, ovviamente. Sono all'antica strada romana, sito di cui da diversi mesi ormai ci stiamo prendendo cura e stiamo pian pianino restituendo, facendo luce alle lastre che la componevano, all'antica strada romana. Ogni tanto pubblico anche la foto di come era prima. Oggi era previsto dalle 15 alle 17, domani mattina dalle 8 alle 10 un ulteriore intervento con l'autorizzazione ovviamente della Soprintendenza dei Beni Culturali, ma visto che comunque sia il tempo non è granché, ha piovigginato durante la notte, io confidavo magari di un ravvedimento da parte delle condizioni meteo, invece purtroppo così non è stato. Per cui l'intervento di oggi e di domani mattina lo rinviamo. Sicuramente sarà nostra cura riprenderlo il prima possibile. Per il prossimo fine settimana è nostra intenzione quella di invece aprire l'ipogeo Politi, quindi rimane confermato per domenica 17, vi farò sapere in settimana esattamente l'orario, se sarà di mattina, se sarà di pomeriggio, ma quasi certamente di mattina. Suppongo dalle 10 alle 12 ci sarà la possibilità di entrare all'interno dell'ipogeo Politi, quindi per la terza volta lo riapriremo al pubblico, alla cittadinanza e ai turisti. Cosa importante, perché proprio questo 17 dicembre mi facevano notare il nostro amico Salvo, che saluto e ringrazio, uno dei nostri simpatizzanti attivisti, che il 17 dicembre 1726, pardon, ho sbagliato, solo di 100 anni, 1826, veniva rinvenuto appunto l'ipogeo da parte del Politi. Quindi il 17 dicembre cadono i 197 anni dal rinvenimento. Magari chissà, tra 3 anni, al 200esimo, faremo poi una bella festicciola lì, non sto scherzando. Comunque è bello perché noi cerchiamo di recuperare questi piccoli e grandi tesori di comunque un valore inestimabile e consegnarlo alle future generazioni. Quindi se vuoi puoi venire a noi e darci una mano. Se sei referente di una scuola o sei l'insegnante di una classe e vuoi riscoprire questi piccoli e grandi tesori, contattaci al 347 10 97 484 o alla mail comitatoattivistisiracusani@gmail.com. Importante, non necessariamente solo il fine settimana. Alcuni insegnanti ci hanno contattato e ci hanno detto: ma non si può fare settimanalmente, ovvero di giorni feriali. Io ho detto che quasi certamente sì, concorderemo con la sovrintendenza, ovviamente, perché è necessaria la loro presenza, ad esempio all'ipogeo Politi, per un'apertura straordinaria per quella classe, per quella scuola. Quindi non penso ci sia nessun tipo di problema, cercheremo di fare in modo che ciò diventi realtà. Bene, me ne vado a lavorare, oggi è giornata strana, ieri è Epifania. Scusate, Immacolata, è stato festivo, oggi sembra lunedì ma non lo è, è sabato, quindi sono aperto solo di mattina, però rimane valido l'invito che ho fatto stamattina nelle nostre chat. Se qualcuno volesse fare dei sopralluoghi insieme, oggi pomeriggio e domani mattina io sono disponibile, ci incontriamo e vediamo un pochettino di fare sopralluoghi, di progettare, di programmare magari ulteriori eventi, ulteriori attività da fare, e chissà che magari qualcosa non vada a migliorare in questa città. Bene, dall'antica strada siracusana, scusate, dall'antica strada romana è tutto. Buon fine settimana a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ah, ma prima il codice stazione di oggi, che era 6463, ecco, non mi veniva. 6463 si vincerà lunedì sera alle 20:15 un integratore messo a disposizione dal mio partner commerciale. È davvero tutto. Ciao a tutti da Salvo Russo.